Il primo nato in Irpinia si chiama Andrea, pesa 4,2 kg ed è venuto alla luce 10 minuti dopo la mezzanotte alla clinica Malzoni di Avellino. L'entusiasmo dei genitori Antonella Ranaudo e Carmine Donofrio e l'emozione del ginecologo Antonio Piccariello, un fiocco azzurro di speranza e rinascita, inevitabile un pensiero ai dottori Nargi e Pascali. Non possiamo non pensare a chi ha permesso in questi anni di che le mamme possano partorire un bambino di 4,2 kg in completo benessere. Mi riferisco al dottore Pascale, che ha introdotto l'epidurale da noi ormai sono più di 20 anni fa. Siamo stati i primi in Italia a introdurre in questa pratica che, ripeto, permette a una mamma di partorire un bambino di 4,2 kg in assoluto benessere. Cosa che, se la racconti fuori, magari la gente non ci crede. E come fai a non pensare al dottore Nargi, che di cui pure le mura parlano in questa clinica? E quindi è un momento di amarezza, però di grande speranza per il futuro. Sto bambino che è nato da noi il primo dell'anno, ripeto, 4,2 kg è un bel peso, e la mamma partorirla così, benessere, è una conquista che ormai da noi è da più di 20 anni che si fa, grazie al dottore Pascal. Cosa dottore importante Nargi. È stata anche che l'epidurale alla signora l'ha proprio praticata il figlio del dottore Pascale, Luca. È un passaggio di consegna. Sì, i loro suoi due figli sono entrambi anestesisti e fortunatamente sono, diciamo, l'eredità che lui ci ha lasciato in questa struttura. E la mamma come sta del piccolo Andrea? Come è rimasta? La mamma tra l'altro è medico, quindi, come dire, ha toccato con mano le possibilità di questo tipo di parto. La mamma sta bene, domani esce insieme al bambino, anche un bel po' scioccone, assolutamente sì.